Recita di poesie, presentazione di libri, rappresentazioni e tutto ciò che fa dialetto, o meglio lingua, perché non si parla solo di dialetti, ma anche di minoranze linguistiche. Tutto questo nella giornata organizzata dall'UMPLI, l'Unione Nazionale della Proloco, alla Biblioteca Civica di Cosenza. Un'iniziativa per valorizzare storia, tradizioni e minoranze, in una parola cultura e la volontà di raccontare la storia di popoli. È importante per la regione Calabria muoversi in quest'ottica, valorizzare sia la forma dialettale che le cinque lingue storiche minori, specialmente l'arbrescia, la grecanica, l'occitana, sono quelle lingue che convivono con noi in Calabria, quindi io mi auguro che questo sia un trampolino di lancio verso una serie di tanti eventi che siano come dire, di apertura verso quelle che sono una convivenza civile anche con queste lingue. Il protagonismo di coloro che hanno scritto, di coloro che hanno realizzato poesie, opere in prosa, legandola appunto a quella che a quello che il dialetto è, ovviamente anche per quei territori che appartengono alle minoranze linguistiche. Quindi una giornata, un evento straordinario che vede il protagonismo dei territori, delle Proloco e ovviamente degli autori, degli scrittori. Noi abbiamo combinato anche la musica nella kermesse dedicata appunto al dialetto e alle minoranze, abbiamo collegato la musica, abbiamo collegato anche diverse personalità del mondo del teatro e lo abbiamo fatto veramente con una simbiosi che deve esaltare il territorio calabrese, ne deve portare quelli che sono le particolarità e i punti sicuramente di grande forza.